In occasione delle feste dei morti, l'amministrazione comunale di Gioia Tauro ha intrapreso una significativa iniziativa per onorare la memoria di coloro che, privi di familiari, non hanno più qualcuno che possa portare un fioro sulla loro tomba. Questo gesto ha lo scopo di restituire dignità, rispetto ai defunti, in particolare a quelli che riposano in solitudine e senza un segno del ricordo. L'iniziativa prevede la sistemazione di fiori, decorazioni, presso le sepolture abbandonate o trascurate nel cimitero, un atto simbolico di solidarietà e comunità nei confronti di chi non ha più nessuno a prendersi cura della propria memoria. L'amministrazione ha chiarito che tutte le spese sono legate a un gesto di cura e non sono stati sostenuti dall'amministrazione comunale senza intaccare il bilancio comunale. Questo progetto rappresenta l'importante espressione di umanità e attenzione verso tutti coloro che in questa essenza di familiari meritano di essere ricordate e onorate. La comunità di Gioia Tauro dimostra così il suo impegno per la memoria e il rispetto dei defunti, rafforzando il legame sociale tra i viventi e i defunti. L'iniziativa è stata fatta dal nostro sindaco e una volta che mi è stata illustrata con me, come si suol dire, ha sfondato una porta aperta perché tra l'altro sono anche un giardiniere, quindi con un attestato. Del settore, Quindi sono del settore, specializzato nel settore. specializzato nel settore. E quindi ci siamo messi subito all'opera per scegliere il tipo di fiore. Noi, in Italia qua viene considerato il crisantemo il fiore dei morti, però bisogna anche dire che ad esempio in Giappone è il fiore dell'imperatore, cioè il simbolo del fiore dell'imperatore. O ad esempio nel Regno Unito viene regalato ad una nascita, però qua in Italia è il simbolo dei defunti e quindi abbiamo deciso di piantare queste piante di crisantemo. Sindaco, l'avvocato Simona Scarcella ha avuto quest'idea che l'ha proposta al consigliere di maggioranza Luciano Mangione, il quale ha sposato questa iniziativa del sindaco, condividendola anche con alcune associazioni, tra cui il Comitato Donne Gioiesi, è presente questa mattina, ma siamo venuti anche nei giorni scorsi a sistemare, i lavori per poter poi travasare, le piantine. Io sono, sì, queste qua no, non sono abbandonate, sono delle anime che non hanno qualcuno, che venga a mettere un fiore, per cui il sindaco ha pensato bene, da quest'anno, visto che si è insediata pochi mesi fa, di ricordarle non solo in occasione, della solennità dei santi e dei defunti, ma che sia appunto l'inizio, di un'attività continuativa, prendendoci cura anche di queste anime che non hanno i loro cari, ecco. La maggior parte comunque sono bambini, come potrà vedere, e tra l'altro sono pure garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, quindi sono in duplice veste, ma ci tengo a precisare che sono qui, ecco, come volontaria anche. È nata questa idea perché questa è la parte storica del cimitero di Gioia Tauro e qui questa è una parte dedicata, diciamo, a quelle persone più umili, povere, sono fosse, diciamo, quasi comuni, persone che sono morte da tantissimo tempo, per lo più bambini e probabilmente persone che non hanno più parenti che vengono a ricordarli, a portare un fiore. Quindi, di fronte all'opulenza di tante cappelle così ricche, piene di fiori, piene di quadri, abbiamo pensato di dare un simbolo, un gesto di amore verso queste anime troppo spesso abbandonate. Io passavo spesso da qua e vedevo queste croci buttate a terra così, senza un fiore, senza neanche un nome, c'è un numero. E quindi è nata dal cuore questa cosa. E sono contenta perché stamattina ho visto che alcune persone hanno lasciato dei fiori e qualcuno ha lasciato anche qualche pianta. Quindi vuol dire che abbiamo colpito nel segno e che i cittadini sono stati Basta colpiti. poco. Ma basta pochissimo. Io penso che noi dobbiamo dare soltanto l'input. E poi la gente di Gioia Tauro, la Gioia Tauro ha una popolazione generosissima. E infatti tante persone ci hanno chiamato dicendo che è una bella iniziativa e che vogliono contribuire pure loro. Questo era il segnale, la cittadinanza ha accolto questo segnale e noi ne siamo contenti. Perché lei è il sindaco del popolo. Eh sì, sono contenta di essere, mi sento molto il sindaco del popolo. Mi piace essere vicino alla gente perché altrimenti non ha senso. Il sindaco non è una persona sopra gli altri, è una persona in mezzo agli altri.
è una prima inter pares, quindi sono sempre mano nella mano con la mia gente, quindi lei l'ha visto, io conquista, saluto, parlo, bacio, abbraccio le persone, sono la mia vita, il mio popolo veramente la mia vita, quindi è davvero così.